Hi princess, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Irene e oggi andremo a truccarci insieme con la collezione natalizia di Kylie Cosmetics, che tra l'altro ho qui in questa mega box. Ci sono diversi prodottini e vi dico subito che li potete trovare da Douglas. Possiamo un attimo soffermarci sulla bellezza di questi pack? Cioè, guardate questo cerbiattino! How cute! Che andremo ad utilizzare è questa palettina viso molto molto carina. Vediamo se la mette a fuoco e all'interno ha due prodotti in crema e due prodotti in polvere. Si tratta di illuminanti e blush che andiamo a provare subito. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, mi farebbe super piacere, ma soprattutto vi aspetto a braccia aperte su Instagram e TikTok. Momento ASMR. Comincio subito prelevando il blushino in crema, che è di un rosino super cute, e lo vado a tamponare. Beh, è pigmentato. Mentre applico 3 quintali di blush come mio solito, dovete sapere che questi sono i primi prodotti di Kylie che provo, tranne dei gloss. Infatti non ho mai provato nulla. Cioè, consideriamo questo video proprio come una specie di first impression sui prodotti Kylie, perché sono praticamente le prime cose che vado a provare, ripeto, tranne questi gloss. Sono molto molto curiosa, infatti scrivetemi nei commenti se avete provato Kylie, cosa vi piace del brand, oppure cosa vi incuriosisce, insomma parliamone un pochino. Vado a passare sopra la blender così da attenuare un pochino il colore e sfumarlo ancora meglio. È molto molto luminoso, quindi sicuramente dopo dobbiamo ricorrere a 3 quintali di cipria per forza. Sembra un po' una palla da discoteca, però è molto molto carino, il colore non mi dispiace. Poi voglio provare anche l'illuminante in crema, ma sembra veramente un balsamo oleoso, vi faccio vedere. Proprio super glossato, diciamo, come effetto. Sicuramente non può piacere a tutti, però... E la Madonna! E la Madonna! È un po' doratino. Sti capelli, guarda! Lo vado ad applicare con il polpastrello. Anche sul nasino. Mi sento molto oleosa in questo momento, molto unta. Non credo siano dei prodotti adatti a tutte le tipologie di pelle. Vi deve piacere questo effetto. Io sicuramente andrò a fissare il tutto così ad attenuare un pochino questa luminosità bella, però un po' eccessiva. Così poi andiamo ad applicare il blush in polvere. Con la cipria comunque sto cercando di girare un pochino intorno a dove ho messo l'illuminante così da non annullare totalmente l'effetto. Prelevo ora il blush in polvere e lo vado a tamponare. Anche lui bello pink, ha una tonalità molto simile. Oh Madonna santa, è molto pigmentato. Ma si sta portando via quello sotto? Non ho capito. È super sparato secondo me questo blush perché non ho fissato benissimo questa zona con la cipria proprio per evitare di andare sopra all'illuminante. Non lo so, non lo so. Stiamo ottenendo un pochino l'effetto del trend makeup, cold makeup, tipo quell'effetto di quando si esce fuori, fa freddissimo e ci si arrossa tutta questa zona per il freddo. Il colore comunque è molto carino, però non penso che andrò ad utilizzare questo illuminante perché mi sembra un pochino... troppo scuro, magari ne metto proprio poco poco. Questo secondo me è un oro troppo, troppo presente. Però tentar non nuoce, male che vada, facciamo un pastrocchio. Ok, è un oro con delle perlescenze, non so se le vedete, un po' fucsia. Sapete cosa mi ricorda un pochino? Gli illuminanti di Kaleidos, perché comunque è abbastanza glitterato, però non fa troppa texture. E appunto ha questo riflesso duochrome che mi ricorda proprio tanto un colore degli illuminanti di Kaleidos. Questo, dai, pensavo peggio, pensavo facesse la macchia, invece non ha una particolare base colore. Dai, vabbè, tutto sommato carina. Ho preferito di gran lunga comunque le cialde in polvere che quelle in crema, che per me sono un po' troppo grasse, ma andiamo avanti. Passiamo finalmente alla palette occhi, è troppo cute con la faccina di Rudolph e secondo me all'interno ha delle tonalità molto adatte alle festività perché è piena di oro, c'è un argento, ci sono dei marroncini nude, è molto festosa, elegante, ci sta secondo me per Natale. Che carino questo dettaglio! Intanto aspettate.
Vi prego quanto è cute lo specchietto con le cornine. Andiamo quindi a provarla, così magari facciamo un look e vi do qualche inspo per dei make-up da sfoggiare durante le feste. Sicuramente utilizzerò il marrone scuro, che è l'unico colore scuro per intensificare lo sguardo, poi lo sfumo con qualche nude e come shimmer ci devo pensare, però penso che andremo di oro. Applico qui il marrone. Questi amici sono i primissimi ombretti di Kylie che provo, quindi vediamo un pochino che ne penso. Comunque amici, voglio essere assolutamente sincera con voi, questi sono i primissimi video YouTube che sto cercando di registrare ed è una bella sfida per me YouTube, perché non è un social che sento mio per ora, sicuramente è anche tanto una questione di pratica e ci sto provando, mi sto mettendo in gioco. Spero di non risultare un po' troppo piatta e noiosa tra virgolette, proprio perché magari quello che ho notato è che inizio a truccarmi, sto parlando, poi a un certo punto, appunto, assorta nel mio make-up, sto zitta, quindi cercherò di velocizzare i pezzi in cui non parlo, non dico niente. Perdonatemi, vi giuro che cercherò di migliorare, di chiacchierare, di intrattenervi di più. Comunque, intanto questo marrone l'abbiamo applicato senza problemi. Anzi, molto carino, perché vedo che tamponando i contorni riesco a sfumarlo molto molto bene. Si sfuma praticamente da solo. Vado ora a prelevare questo marroncino e lo uso come colore di transizione, sfumando per bene i contorni, il marrone verso l'esterno. Allora, sta succedendo una cosa stranissima, dovete sapere che io sono ero super amante dei colori caldi, dei look caldi, però, cioè, guardate la mente umana quanto è strana. Da quando ho fatto la seduta di armocromia, anzi, se volete vedere la mia stagione armocromatica o comunque questo video della seduta di armocromia, trovate il video su IG. Da quando appunto ho fatto la seduta di armocromia, non mi ci vedo più, non lo so. È tutta una cosa mentale, oppure effettivamente mi sono resa conto che ci sono dei colori più valorizzanti e altri meno valorizzanti. Già vi ho dato uno spoiler, appartengo a una stagione fredda, quindi in realtà dovrebbero, perché poi, anzi, fatemi sapere cosa ne pensate dell'armocromia, dovrebbero donarmi un po' di più i colori freddi. Vi ho avvicinato un attimo, scusatemi se guardo lo schermino, ma voglio essere sicura che sia tutto a fuoco. Comunque, vi ho avvicinato per farvi vedere come si stanno sfumando in 2 secondi gli ombretti, quindi per ora sono molto molto contenta del risultato. Andrò sicuramente a reintensificare col marrone, che sfumandolo sia un po' attenuato, ma questa potrebbe anche essere una cosa assolutamente positiva, perché permette di essere sfruttata anche dalle persone meno esperte, proprio per questa cosa che il colore si può andare a stratificare in maniera graduale. Con il pennellino che ho usato prima vado a prendere questo panna, questo crema che si chiama Dasher, e vado a sfumare ancora meglio tutti i miei contorni. Ho applicato il marrone e l'ho sfumato con il colore di transizione anche sulla palpebra inferiore. Perdonate le occhiaie, ma non so oggi cosa sia successo ai miei occhietti, che sembrano gonfissimi. Comunque adesso con un pennellino angolato e di nuovo il marrone sto intensificando tutto il look, scurendo la rima ciliare, creando questa specie di eyeliner per rendere anche il look un po' più netto e liftare di più l'occhio. Questo secondo me è un buon modo per andare a valorizzare gli occhi un po' incappucciati come il mio. So che il mio non sembra mai incappucciato, ma trust me, lo è. Quindi rendendo il look un po' più netto nella parte esterna si va un pochino a mascherare la palpebra, che magari va a calare sull'occhio. In questo modo si ottiene uno sguardo più liftato e credo sia meno visibile l'incappucciamento, insomma, ci siamo capiti. Io di solito congiungo anche proprio verso la rima ciliare inferiore. Questo pennello comunque è di Corazona ed è veramente veramente carino, molto preciso. Ma ora veniamo agli shimmer. Io ogni volta che devo scegliere lo shimmer da utilizzare vado in crisi, perché secondo me sono tutti bellissimi,
Però penso che utilizzerò lui, che è quello che mi colpisce un po' di più, perché è davvero tanto tanto luminoso e se penso alle feste voglio tanta luce sulla palpebra. Bello! La linguetta della concentrazione, perdonatemi. Questo lo vado proprio a tamponare sulla palpebra in questo modo, poi sistemiamo con un pennellino perché con le unghie non ci arrivo. Molto bello, molto molto molto. Vado con un pennellino a lingua di gatto e sì, sistemo un pochino lo shimmer qui, sfumando in maniera molto approssimativa. Poi prendo un pennellino a penna e prelevo questo shimmerino un po' più chiaro per fare i miei punti luce. Angolino interno e ovviamente sfumo anche verso l'interno. Bello questo. Vi avverto, gli shimmer fanno parecchio fallout qui sul nasino, un po' di polverine. Mentre gli opachi no, non ho riscontrato questo problema. E sempre con questo shimmer vado anche sotto l'arcata del sopracciglio. Praticamente creo tutta una palpebra con un effetto wet al di sopra. Questo, amici, è il look occhi. Come sapete, non ho provato nessun'altra palette di Kylie, però di questa qui vi posso dire che mi sono trovata bene. Gli shimmer, come vi ho detto, fanno parecchio fallout. Infatti la palette è piena di sbrilluccichi, ma per me il fallout non è un problema. Gli opachi non mi sembra che abbiano fatto fallout. Però ecco, quello che ho notato è che sì, sono pigmentati, sembrano quasi cremosi, non li ho trovati secchi, però andandoli a sfumare l'intensità va ad attenuarsi, quindi poi dovete andarli a stratificare, il che appunto non è per forza un qualcosa di negativo, perché di solito questi ombretti secondo me sono più facili da usare, quindi può essere una cosa positiva. Per quanto riguarda lo schema colori, come vi ho già detto, la trovo molto natalizia, molto festosa, mi piace, sicuramente la voglio riutilizzare. Per le labbra invece abbiamo tantissimi prodottini. Questo qui è un rossetto liquido nella tonalità Kylie, che è quella più venduta, però pensavo di provarlo magari in un video su TikTok, quindi mi raccomando andatemi a seguire anche lì così da non perdervi i contenuti che pubblico. Poi abbiamo questi due kit labbra, intanto quanto sono bellissimi, cioè sono bellissimi. Questi pack veramente tanto natalizi. All'interno ci sono rossetto liquido e matita. Ora faccio gli swatch così decido quale dei due ha il colore, insomma, che si abbina meglio al look occhi. Assolutamente proviamo lui, anche perché ho scoperto giustamente dal pack rosso potevo arrivarci, che è un lip kit con i rossi, quindi matita rossa e rossetto liquido rosso. Si abbina secondo me benissimo al look e rimaniamo in tema super natalizio. La prima volta che provo le matite di Kylie e anche i rossetti liquidi, vediamo un pochetto. Comincio facendo il contorno labbra, magari se non parlo riesco a fare un contorno labbra decente. Questa matita è pigmentatissima e scorre benissimo. Punta di rosso favolosa, bellissimo il tratto di questa matita, cioè le voglio tutte adesso. Ora passiamo al rossetto liquido. Sono un po' preoccupata, io non sono per niente una fan dei rossetti liquidi. Vi aggiornerò, adesso lo proviamo, poi vi farò sapere magari quando l'avrò portato per qualche ora cosa ne penso di questa formula. Comunque andiamo, e le labbra sempre secchissime, quindi proprio li odio, non li tollero i rossetti liquidi, però vediamo dai, però vediamo dai, bella, avete capito? Ho sentito che bisogna fare uno strato sottilissimo con questi di Kylie, altrimenti diventano un po' pesantini. Red lips, che belle, mamma mia, ragazzi io mi faccio male le labbra rosse, però dovrei farlo più spesso, cioè favola, questa punta di rosso è proprio bella. Ok, amici, cerchiamo di dare una sistemata a questi capelli da pazza. Capelli da pazza che assolutamente non hanno senso, vi prego, ignoriamo i capelli, concentriamoci sul look,
sul make-up. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sia del trucco che è uscito fuori, sia della collezione, dei prodotti di Kylie, se vi va di farmi qualche recensione voi a me, così apprendo qualcosina. Magari se mi consigliate qualche altro prodotto di Kylie, assolutamente lo proviamo. Spero tanto di avervi tenuto compagnia, grazie mille per essere arrivati a questo punto del video. Anzi, se siete arrivati a questo punto, magari fatemelo sapere con un emoji, che ne so, un cuore rosso, natalizio, come le labbra. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti, siate gentili, vi prego, sono i miei primi video YouTube. Se avete qualche richiesta, mi raccomando, scrivetela nei commenti. Io nell'info box vi lascio il sito dove acquistare la collezione di Kylie e soprattutto vi lascio anche i link ai miei altri profili social, quindi TikTok e Instagram. Non dimenticate di iscrivervi anche al canale e attivate la campanellina. Detto questo, vi mando un bacione.